Dopo quasi 30 anni a Cuba sono tornate le proteste di piazza. In decine di migliaia sono scesi in strada invocando libertà. Nel paese caraibico episodi simili si erano verificati solo nel periodo della grave crisi del 1994. Proteste che hanno coinvolto una quindicina di grandi città, compresa la capitale L'Avana. Manifestazioni di massa causate dal collasso economico in atto e dalla pandemia, tra penuria di beni alimentari nei supermercati, blackout energetici e impennata delle infezioni da coronavirus. La gente chiede libertà, ma soprattutto cibo nei centri commerciali, vaccini e medicine. È un momento molto difficile per Cuba, c'è una repressione in atto nel paese caraibico, una delle mete più ambite anche da parte degli italiani. Siamo con Keila Barrios, una cubana che vive da diversi anni in Italia ma che ha i familiari a Cuba, una situazione molto difficile. Che sta accadendo in questo momento a Cuba? A Cuba c'è una guerra civile da 3 giorni fa, il motivo c'è che il popolo non ce la fa più. Dopo 60 anni di repressione, di dittatura, la causa è stata il problema del coronavirus e anche le scelte sbagliate del governo. E i centri commerciali dominati il negozio MLC costano 5 volte di più che in Europa, mentre il salario di un cubano è di $25 mensile, sarebbe la metà. La carta di credito sarebbe la PostePay, se ricarica dall'estero. Chi non ha parente all'estero non puoi mangiare, muori di fame. Una situazione difficile, lei ha la sua famiglia a Cuba, cosa le raccontano di quello che sta accadendo in questi giorni? È una situazione molto dura. Allora, il presidente Díaz-Canel le ha detto alla polizia cubana che puoi fare, i comunisti possono fare quello che vogliono fare, cioè, diciamo, possono andare per le strade, menarle alle donne, menarle ai bambini, alle persone che stanno combattendo per questa cosa di un popolo migliore, capito? E noi di qua, d'Italia, vogliamo fare anche una Cuba migliore, una Cuba libera. Sono tanti cubani anche qui in Abruzzo, voi siete in contatto come comunità abruzzese di Cuba e state seguendo con grande apprensione quello che sta accadendo. Sì, siamo tanti e domani 15 alle 21 di sera vogliamo fare una manifestazione pacifica e riunirci tutti insieme per aiutare il popolo cubano. La faremo lì a Piazza del Mare e speriamo di fare questo bene perché vogliamo una Cuba libera, veramente. E tra l'altro con il coronavirus la situazione è diventata ancora più pesante per tanti cubani. Sì, il governo comunque ha rifiutato gli aiuti dell'ONU, delle altre nazioni, degli Stati Uniti e anche dell'Europa. Situazione quindi difficile, voi sperate insomma che le cose possano migliorare nelle prossime settimane? Sì, speriamo bene che possano migliorare.